al mio segnale. Scatenate all'inferno. Oggi non conta la classifica. Oggi non conta chi sta meglio, non conta chi è più forte. Oggi conta solo il risultato. 90 minuti per volare in paradiso o per precipitare all'inferno. Questo è il derby di Roma, ragazzi. Benvenuti sul mio canale. Ennesimo appuntamento col FIFA 13 Road to Championship. Non so più neanche che puntata siamo. Questo è il derby. Esiste solo e soltanto il derby. Ciao a tutti. Lazio-Roma, il derby è Lazio-Roma, quindi in teoria gioca in casa la Lazio. Anche se, vabbè, insomma, è chiaro che il campo è lo stesso. La formazione della Roma non ha ritocchi, quindi squadra titolare in pieno. La Lazio non ci interessa. Ecco, peccato soltanto che nel gioco questa partita viene come turno infrasettimanale, perché chiaramente i giocatori sono un po' più stanchi del solito. Comunque, vediamo di vincere sta maledetta partita. Mettiamoci comodi. Ok, questa è la classifica con la Juventus che ha giocato un'altra partita, praticamente ha due partite in più degli altri. Eccola qua la conclusione della Lazio, ma non ci interessa. È partito il derby della capitale con la Lazio in possesso palla. Ledesma, Klose, Hernanes, cerchio centrocampo, lancio subito in avanti. C'è il Burdisso che però può mettere a terra Verde Rossi. Avanza Zuniga adesso. Zuniga cerca Mattia destro, che apre largo dall'altra parte per Jesús Navas, ancora destro. Pallone per Osvaldo, 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 pallone di sinistro, tiro di Osvaldo! 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 Osvaldo, Roma in vantaggio! Roma in vantaggio! Roma in vantaggio! Subito! Pronti via al non so che minuto il gol di Osvaldo di sinistro di prepotenza. Aspettate, ricomponiamoci un attimino. Mamma mia, ragazzi, subito al quarto minuto Roma 1 Lazio merda e riparte la Lazio. Si vede, si ho messo bene. Ecco, intanto Klose mi sta per pareggiare, esce Stekelenburg su di lui, la due per Ledesma, non c'è Steck in porta, per fortuna la palla finisce fuori. Ok, Stekelenburg rimette in gioco, quinto minuto, Roma subito in vantaggio, derby subito in salita per la Lazio. Zuniga destro, avanza avanti a destro, allora ancora per Zuniga destro, allora ancora per Osvaldo. Osvaldo cerca di liberarsi, il tiro salta, viene chiuso da Radu, poi pallone avanti per Ederson. Klose su di lui, di Rossi, Ledesma, Castan attentissimo indietro per Stekelenburg che può bloccare, poi De Rossi, Abate larghissimo a destra, serve Totti che viene a prendere la palla a centrocampo, poi di esterno elegantissimo per Zuniga. Zuniga torna da Totti, Totti sta facendo praticamente il regista basso. Osvaldo, avanza Osvaldo, porta palla, si ferma, tende arrivo di destro, eccolo Matteo destro, può attirare destro, il tiro di destro, palo, attraversa, non lo so, comunque ha colpito il legno Matteo destro, la Roma vicinissima al raddoppio, e poi De Rossi perde palla, recupera la Lazio, Hernanes, Klose, pallone in avanti, Burdisso, De Rossi, Navas, Totti, eccolo Matteo destro, anche lui, cioè Siani destro, cerca di liberarsi, poi riesce, anzi non riesce a servire, attenzione ancora destro per Uber, destro perde palla ma c'è un fallo, fallo in favore della Roma, va Zuniga sul pallone, poi lascia ovviamente a Totti, a Francesco Totti, il tiro di Totti, palla alta, un tiro non molto bello veramente, però Marchetti, 18° minuto sul cronometro, Lazio 0, Roma 1, decide il gol di Osvaldo al quarto minuto, attenzione però Hernanes, profondità per Gomez, avanza Gomez, ma questo è il Babu Gomez, quello del Catania, Gomez cerca di liberarsi, Klose di testa, Stekelenburg in qualche modo, e poi Zuniga, sempre pericolosa comunque Lazio, andiamo avanti, Balzaretti, destro, Totti, ancora destro, pallone per Osvaldo,
avanza Osvaldo, lo riferma, poi serve Totti, Totti a sinistra per Balzaretti, Balzaretti davanti a lui con Co, Balzaretti cerca di liberarsi, non lo molla con Co, allora Balzaretti va da Totti, Totti tenta il tiro, Totti la deviazione, poi Marchetti deve uscire con i pugni, Ledesma attenzione al contropiede, Close, Gomez, pallone in profondità per Ederson, attenzione al pallone per Close che è veloce, deve fermare Castan, poi Burdisso spazza via, ancora Lazio però, ancora Close, palla dentro, e poi destra, palla facile per Stekelenburg, riparte la Roma con Zuniga, Balzaretti, Balzaretti riesce a tenere questo pallone in campo, lo regala al Papu Gomez che si gira, Ledesma, poi Zuniga, attenzione, Gonzalez, Close, pallone a sinistra per Lulic, avanza Lulic, su di lui su Navas, Lulic riesce a crossare ma Castan mette fuori, non riesce a uscire da Roma adesso però, Ledesma, con Co, Gomez, Ledesma, lancio dentro per Papu Gomez, attenzione, il Papu Gomez, sto morendo scusate, sfuga questa opportunità, poi Balzaretti, Zuniga, avanza De Rossi, Mattia destro, Vasco a sinistra destro, serve Totti, Totti cercava Zuniga ma gliela tira praticamente addosso, riparte la Lazio, mamma mia che c'ho, ragazzi il gol di Osvaldo mi ha portato via le corde vocali, Hernanes, Gonzalez, Gomez, alla dentro, verso Hernanes, messa fuori, attenzione all'Edesma, può tirare da lì, ecco il tiro di Edesma, palo, palo esterno e palla fuori, sta pian piano venendo sulla Lazio, la Roma dovrebbe spostare il baricentro un po' più avanti, se non vuole prendere il gol del pareggio, Zuniga a destro, avanza Mattia a destro, poi serve Zuniga, Zuniga è libero a sinistra, attenzione, il cross di Zuniga, la palla verso Osvaldo, messa fuori, poi Navas, riesce in qualche modo a servire Mattia a destro, che però non controlla il limite dell'area, riparte la Lazio, attenzione, Gomez, si gira, serve Hernanes, la prima la Lazio, Close, c'è solo Ederson a sinistra, Close il video, Abate su di lui, Ederson contro Abate, va da Hernanes, pallone poi per Gonzalez, Abate, recupera la Roma che riparte, con Jesus Navas, Totti, Osvaldo ancora per Totti, Totti poi il pallone per Mattia destro, destro prova la botta, destro Marchetti in angolo, va Totti alla bandierina, il cross del capitano, la palla dentro verso Castan, messa fuori, attenzione, Close è da solo, deve aspettare che salgano i suoi compagni, sta salendo la Lazio, Abate però in anticipo, e allora Burdisso, Daniele De Rossi, destro, Osvaldo, De Rossi, pallone per Zuniga, largo a sinistra Zuniga, sovrappone internamente De Rossi, ecco servito De Rossi, prova il tiro, è spinto, poi Osvaldo riesce a servire destro, però si fa anticipare, ma finisce il primo tempo all'Olimpico, 1-0 per la Roma, decide il gol di Osvaldo in apertura al quarto minuto, un gol che ha bruciato praticamente la Lazio, che ha provato a venire fuori anche con qualche buona occasione, ma nulla di fatto, quindi si resta sull'1-0 per la Roma e si parte con il secondo tempo, destro, Jesus Navas, Abate, avanza Abate, punta Lulic, poi rientra, ancora Abate, ora Abate su Lulic, ancora Abate, finta e controfinta, poi Totti, pallone per Osvaldo, Osvaldo tenta il tiro deviato, calcio d'angolo per la Roma, riparte subito come ha finito il primo tempo la Roma, va Totti dalla bandierina, il cross del capitano, la palla dentro, attenzione a Castan, poi però Marchetti interviene su questa specie di sponda di Castan, Marchetti rilancia, Abate di testa, dove però c'è solo Hernanes, Hernanes è fermato da De Rossi, De Rossi può mettere in movimento Totti, attenzione al contropiede della Roma, Totti, la palla dentro verso Osvaldo, Osvaldo!
Osvaldo! Osvaldo! Doppietta di Osvaldo! 51esimo minuto, Osvaldo 2, Lazio 0. Un gran palla di Totti qui. Osvaldo che si è liberato molto bene alle spalle del difensore. E 2-0. A questo punto è notte fonda per la Lazio. Vediamo un po' se riesce a rimettere in sesto la partita la squadra di Petkovic. Balzaretti, Totti, Osvaldo. Osvaldo su posizione di Jesus Navas, eccolo accontentato. Lo spagnolo va sul fondo, il cross di Jesus Navas, la palla che nella sua traiettoria esce, poi aveva colpito anche gli incrociati dei pali. Intanto fuori Gonzales, dentro Candreva, notoriamente romanista Candreva. Castagni intanto, Balzaretti, Zuniga, fermato ma il pallone torna a Balzaretti, poi destro, Totti, Navas vuole il fondo, Navas, Floric su di lui, Navas rientra, il cross di Jesus Navas, l'ha messo fuori, attenzione alla Lazio che può ripartire in contropiede però, con Gomez che è velocissimo, poi Klose, con Co, attenzione Castan, in ottima chiusura, poi per Stekelenburg che torna da Leandro Castan, poi per Zuniga, Totti, sbaglia però Totti, regala il pallone Hernanes e poi Castan recupera. Però risbaglia, attenzione a Lazio, il pallone si è scoperta, Ledesma per fortuna non si accorge che sia liberato Klose. E allora Zuniga, Totti cerca il pallone in profondità per destro, pallone un po' difficile ma destro lo recupera, attenzione a Mattia destro. Destro, finta e controfinta, destro, va da solo destro, il tiro di destro, Siani in angolo. Grande azione di Mattia destro, va Totti dalla bandierina, cross di Francesco Totti verso Burdisso, però non ci arriva, poi Snavas. Per Berzuniga, largo ancora per Totti, il cross di Totti verso Osvaldo, poi Lazio mette fuori Ledesma insieme al contropiede di Hernanes, Ledesma ancora Hernanes, ancora Ledesma, bella la combinazione tra i due, poi si va a destra da Gomez che torna indietro da Candreva, allora Conco si è smarcato a destra Ledesma che però non controlla, riparte da Roma Totti, Jesus Navas, avanza Navas, pallone per Mattia destro, destro in profondità per Zuniga, il cross di Zuniga, pallone messo fuori, ancora Roma però, ancora Balzaretti, Zuniga, un pallone a metà strada tra Osvaldo e destro, quindi riparte la Lazio, Klose, pallone in profondità, Abate, attenzione non controlla Abate, Ederson, Burdisso recupera, e poi in profondità per destro, destro cerca Osvaldo, se non capisce tutto e poi lo ferma, quindi Ledesma, Candreva, cerchio di centrocampo, pallone a sinistra per Lulic, viene avanti ancora la Lazio, Hernanes attaccato De Rossi, Hernanes si gira, si libera di De Rossi, palla in profondità verso Gomez, anzi verso Candreva, scusate, ma ha recuperato il pallone da Roma che può ripartire in controviale con Totti, attenzione Totti a sinistra per Zuniga, Zuniga ancora per Totti, Totti si gira, poi serve dalle linee, Mattia destro, destro cerca su Navas, pallone un po' scontato, telefonato, allora Lazio mette fuori, e qui c'è un fallo su Abate, arrivano anche i cambi per la Lazio, fuori Hernanes, dentro Sana, Cana, come lo chiamano loro, non lo so come si chiama, De Rossi, destro, pallone per Totti, non si erano capiti due, Totti andava verso il centro, destro gli aveva la larga, intanto messo in difficoltà con cuore, gara palla da Roma, rimessa laterale, Balzaretti per destro, il cross di Mattia destro verso Osvaldo, Ledesma riparte la Lazio, Ederson fermato da De Rossi che sta giocando una partita sontuosa, Cana, perché lo chiamo Cana, Ederson, Ledesma, pallone profondità, attenzione, mamma mia chi era Klose, grande opportunità per la Lazio, Stekelenburg,
si fa trovare pronto, non viene chiamato in causa, allora riparte da Roma con Zuniga, pallone per Totti, Totti apre a destra presso Navas, Navas cerca la profondità per Osvaldo, chiuso però, poi De Rossi contro Klose, Klose era meglio, Candreva, ancora Klose, anzi no, Ledesma, scusate, pallone eccolo per Klose, Balzaretti con un carro armato lo ferma, e poi ancora Roma, però stavolta viene fermato Totti. Non fa cambi da Roma, anche ormai 5 minuti più recupero, Gomez, Castan, esce palla al piede, poi De Rossi, attenzione perché adesso spazi da Roma, grazie a scoperta, Zuniga, Zuniga si ferma, poi serve Totti nello spazio, Totti, il tiro di Totti, Marchetti in angolo, e stava per timbrare anche il capitano, che va dalla bandierina, il cross di Francesco Totti, verso Burdisso, pallone messo fuori, riparte la Lazio allora, Gomez, non ha spazi però, quindi alla fine Lazio butta via il pallone. Totti attaccato da due avversari, gli porta via la palla Siani, Ledesma, Cana, pallone per Candreva, largo a destra, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, non ci riesce, e quindi rimessa laterale per la Roma, che ormai è un passo dalla vittoria nel derby. Ederson, De Rossi su di lui, Klose, attenzione, pallone per Candreva, Candreva sul fondo, il cross, colpo di testa di Klose, ed è il 2-1 della Lazio al 90°, attenzione perché gli ultimi minuti saranno di fuoco, probabilmente, con questo gol di Klose che accorcia le distanze. Totti, Zuniga, deve tenere palla da Roma, destro, quello su Navas, destra, pallone ancora per Zuniga, Zuniga vuole il fondo, poi si ferma, Siani lo chiude, Zuniga su di lui, Siani butta via il pallone, regala una rimessa laterale da Roma, che quindi può rimanere in attacco quantomeno, Navas, Zuniga, stavolta regala una rimessa laterale alla Lazio, bravo Lulic in pressing, poi Zuniga recupera, bravissimo, e finisce qui, Roma è nostra, Roma è nostra! Lazio 1, Roma 2, Osvaldo accorcia le distanze, Klose al 90°, la Roma vince il derby, e dai, la Roma vince il primo dei due derby stagionali, non ovvio non ce ne sia anche un altro in Coppa Italia, ma insomma, un po' quello si vedrà. Che sollievo, ragazzi, e quindi la Roma continua a vincere, ormai la striscia di vittorie si allunga sensibilmente, non so più a quante siamo, non lo sto contando, ma stiamo andando davvero bene, prima o poi bisognerà anche non vincere, quindi prepariamoci. Ma l'importante è che questo non è successo con la Lazio, quindi ecco qui, beh, migliore in campo Osvaldo, ovviamente, con un solito gol. E andiamo a vedere la classifica a questo punto, anche se il Milan pensa che abbia vinto. Eccola qua la classifica, che vede sempre il Milan al comando, con 23 punti, seguito dalla Roma 22, poi Juventus a 21, Juventus che ha sempre una partita in più, ricordiamo, così come l'Inter a 20, poi il Napoli a 18, diverse le altre, Lazio che precipita a 15 punti, avendo anche una partita in più peraltro, quindi ormai la Lazio è bella che è andata, almeno per il momento. E andiamo a vedere anche la coda della classifica, che non la vediamo mai, Pescara, Palermo e Catania, quindi la Sicilia se ne va, si avvia verso la Serie B, siamo a Pescara. E vabbè, questa è la classifica ragazzi, sempre meglio insomma. Prossima partita contro l'Udinese. L'Udinese in classifica è 15°. La partita dovrebbe essere in casa, sì, contro l'Udinese. Quindi grazie per avermi seguito. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima. Ciao!